È stata una notte di sangue quella tra sabato e domenica sulle strade di Napoli e provincia, con due giovanissimi morti in incidenti. Intorno all'una di sabato scorso, al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, all'altezza dell'Istituto Pontano, sono rimasti coinvolti uno scooter e una panda. Nello scontro frontale, un ventenne dello Sri Lanka che guidava lo scooter è morto sul colpo. Il passeggero della stessa nazionalità di 18 anni è stato invece ricoverato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Napoli. Il conducente dell'auto, un ventenne, è stato accompagnato invece in ospedale per accertamenti. Nella stessa notte, poi, una ragazza di 21 anni è morta e una sua coetanea è rimasta ferita in un incidente stradale ad Ottaviano. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano sono stati allertati dall'ospedale di Sarno, dove le due donne erano state portate al pronto soccorso. Le due giovani viaggiavano a bordo di una 500 lungo via Ferrovie dello Stato ad Ottaviano. Per motivi ancora da accertare, l'auto sarebbe finita violentemente contro un muro. La ragazza alla guida è morta in ospedale per le ferite riportate, invece la passeggera è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.